Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni ad imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne fra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 13ª domenica del tempo ordinario e Gesù fa la spola da una parte all'altra del mare di Galilea. Lo avevamo lasciato nelle scorse domeniche mentre fra la campagna e la spiaggia di Cafarnao con le parabole annunciava il suo Vangelo, la presenza del regno di Dio nel mondo. Poi domenica scorsa abbiamo visto Gesù che chiedeva ai discepoli, giunta la sera, di andare all'altra riva, cioè nel territorio dei pagani, dove Dio non era conosciuto, dove le parole del Vangelo erano del tutto sconosciute agli abitanti di quel posto. Abbiamo sentito anche il racconto della tempesta che scoppia in mezzo al mare, simbolicamente la resistenza che il mondo fa all'annuncio del Vangelo,
all'annuncio della presenza di Dio in mezzo all'umanità, perché all'umanità piace vivere senza Dio, piace vivere secondo le sue regole, che sono quelle della competizione, che sono quelle del più forte che schiaccia il più debole, che sono quelle dell'approfittare delle varie circostanze della vita. Tutto questo era simboleggiato da un uomo indemoniato, chiamato Legione, perché aveva tanti demoni che nessuno poteva tenere a bada. Avevano provato a legarlo con le catene, a fissarlo a delle pietre, ma lui rompeva sempre le catene, scardinava i legami con le pietre. Soltanto Gesù, quando arriva, guarisce questa persona, guarisce l'umanità, la fa tornare nella pienezza della sua umanità. Infatti, quando la gente torna, vede questo uomo seduto, vestito, sano di mente. Quando si accoglie il Vangelo, ogni uomo si fa più uomo seguendo Gesù. Ma naturalmente questo significa che vanno cambiati tutti i punti di riferimento, va cambiato il nostro modo di pensare, di parlare, di agire. E per questo motivo, siccome agli abitanti di quel luogo tutto questo non stava bene, chiedono a Gesù di andarsene, di tornare da dove era venuto. E Gesù lo fa perché lascia liberi. La sua proposta è sempre se vuoi, se volete. Gesù non impone il Vangelo, lo propone. Gesù non impone il regno di Dio, te ne fa vedere la bellezza dei frutti. Poi sta a te, sta a me, sta a tutti noi accogliere il Vangelo oppure rifiutarlo. Gesù quindi torna all'altra riva, cioè torna nella terra di Israele, torna sulla spiaggia di Cafarnao e lì trova tantissima gente che lo stava aspettando. Molti di loro ovviamente non avevano nessun interesse ad ascoltare il Vangelo, probabilmente volevano vedere semplicemente qualche miracolo, erano ammiratori di Gesù, volevano che Gesù compisse per loro, per i loro cari, qualche segno straordinario, qualche segno prodigioso. Ed infatti fra questa folla si staglia una persona importante, famosa per la comunità di Cafarnao, il capo della sinagoga, Gairo, che si getta ai piedi di Gesù, quasi riconoscendo in lui la presenza di Dio, e chiede a Gesù di imporre le mani sulla sua bambina, sulla sua figlia che aveva 12 anni, perché stava morendo, stava per perdere la sua vita. E quindi, anche se lui era il capo della sinagoga, non teme di recarsi da Gesù, non teme di chiedere a Gesù questo segno straordinario, anche se tutti coloro che lui rappresentava, scribi e farisei, erano contrari a Gesù. E Gesù lo segue. Ma mentre segue questo uomo, in mezzo a questa folla immensa, ecco che emerge un altro protagonista nel Vangelo di oggi, un'altra donna, la bambina di 12 anni da una parte, che però non dobbiamo dimenticare che nell'antichità 12 anni non era più l'età di essere bambini, ma era l'età in cui ci si sposava e si generava la vita, e dall'altra questa donna che da 12 anni era affetta da una malattia, perdeva continuamente sangue, cioè perdeva continuamente vita, perché nella Bibbia il sangue era il segno della presenza della vita. Finché c'era il sangue, c'era la vita, e il sangue apparteneva soltanto a Dio, era Dio il padrone della vita. Per questo motivo gli ebrei non mangiavano mai gli animali soffocati, perché il sangue andava riconsegnato al Signore. E la perdita di sangue, la perdita di vita, rendeva impura questa donna.
la quale non poteva andare al mercato per fare la spesa, non poteva recarsi nel tempio per pregare, non poteva accostarsi nemmeno ai suoi figli, nemmeno al suo sposo, non poteva amare fisicamente il suo sposo, non poteva generare la vita, perché se si fosse avvicinata a chiunque, avrebbe reso impuro chiunque, avrebbe reso impure persone, luoghi, situazioni. Quindi viveva, ma era come se fosse morta. Due donne, in questo scorcio di Vangelo che Marco oggi ci presenta, che nella Bibbia rappresentano la vita e il dono della vita. Infatti Adamo nel libro di Genesi, quando dà il nome alla sua sposa, la chiama Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi, che però la vita la stanno perdendo mano a mano, e la stanno perdendo perché è giunta alla fine. Marco tiene insieme questi due racconti, ma è evidente che attraverso la storia di queste due donne vuole dirci qualcosa di più, non semplicemente il fatto reale di due guarigioni, ma il fatto simbolico di una vita che umanamente noi non possiamo custodire per sempre. Qualunque tipo di sforzo noi possiamo fare, simboleggiato dai molteplici interventi dei medici di cui Marco ci parla nel suo Vangelo, che sono stati inutili, perché questa donna non solo non era guarita, ma aveva perduto tutti i suoi beni e addirittura era peggiorata. E dall'altro questa ragazza in età di matrimonio, in età di diventare madre, ma che morendo non avrebbe potuto realizzare questa vocazione, questo desiderio che aveva nel cuore. Questa donna va controcorrente, così come controcorrente era andato Gairo. Questa donna si avvicina a Gesù e da Gesù non cerca il contatto esteriore. Da Gesù non vuole semplicemente un autografo, come diremmo noi oggi. Da Gesù vuole un segno che la riguardi nell'intimo. Ella vuole toccare Gesù, anzi si accontenta di toccare anche solo il lembo del suo mantello, cioè di toccare l'umanità di Gesù. Sa che toccando l'umanità di Gesù tocca l'autore della vita, sa che toccando il Signore Gesù anche solo nel suo mantello, la sua storia, la sua vita sarà totalmente diversa. Ed infatti, appena tocca il suo mantello, subito il flusso del sangue si ferma, cioè subito smette di perdere la vita, può dare inizio a una vita nuova. Gesù si accorge di questo tocco. Gesù si accorge che in mezzo a tutta quella folla che lo cerca per i più svariati motivi, ce n'è una di persona che lo ha toccato per un motivo specifico, per un motivo speciale. E cerca Gesù questa persona, la cerca con gli occhi, vuole che da dietro ella passi avanti, perché tutti possano rendersi conto di chi è l'autore della vita, di chi è colui che può impedire alla morte di essere drammatica per sempre, di chi può togliere alla morte il suo pungiglione, di chi può permettere alla morte di essere soltanto la penultima parola, perché poi a vincere sarà la vita e la parola della vita, sarà la risurrezione. Questa donna, impaurita e tremante, dice Marco nel suo Vangelo, si pone davanti a Gesù con la testa bassa, quasi aspettandosi un rimprovero. Gesù invece la chiama figlia. Davanti a Dio nessuno è impuro. Davanti a Dio nessuno si deve vergognare, qualunque sia la sua situazione fisica ed esistenziale, qualunque siano
i suoi peccati morali o qualunque siano le sue problematiche dal punto di vista fisico. Dio è Dio Padre e Madre di tutti, non allontana nessuno. Questo Gesù voleva evidenziare, perciò la fa venire davanti a sé e le dice: la tua fede ti ha salvata, cioè non soltanto tu sei guarita dal tuo problema fisico, ma tu hai compreso il senso vero dell'esistenza, tu hai compreso la direzione giusta della tua vita e perciò puoi andare in pace. Che non è una frase di commiato, cari fratelli e care sorelle. Donare lo shalom, augurare la pace, per un ebreo significava donare la pienezza della vita, donare la pienezza di tutti i doni che nella vita noi possiamo desiderare. Verso questo il Signore manda questa donna così piena di fede, verso la pienezza della vita, verso la ricchezza dei doni, perché la vita non è più un perdere continuamente la vita stessa, ma è diventare un albero capace di portare i suoi frutti in ogni stagione. Terminato questo primo miracolo, si riprende il percorso verso la casa di Gairo. Vengono però immediatamente alcuni amici di Gairo a dire: lascia perdere il maestro, non ti preoccupare, perché purtroppo tua figlia è morta. La morte ha vinto, non c'è più vita in lei. Probabilmente Gairo ha un sentimento di disperazione nel suo cuore, ma anche per lui Gesù ha una parola buona, ha una parola di grazia, di misericordia, di amore, di vicinanza, e gli dice: non ti preoccupare, tu continua solo ad aver fede. Certamente non è facile avere fede nel momento in cui ti dicono che tua figlia di 12 anni è morta, ma evidentemente nel cuore di questo uomo la fiammella della fede continua a rimanere accesa. E allora Gesù si avvicina insieme con lui e con i suoi discepoli e contornato sempre da tutta questa folla alla sua casa. Lì trova quello che troviamo anche noi oggi nelle nostre case quando c'è un lutto, specialmente se questo lutto è il lutto che riguarda un ragazzo o un giovane. Trova la disperazione, trova il lamento, trova le urla, trova il pianto, perché l'uomo di fronte alla morte, oltre a saper fare il lutto, non sa fare altro. Prova ad allontanare la morte, la clonazione, l'ibernazione, l'unione con il robot, il transumanesimo, ma non riesce a sconfiggere la morte. E Gesù invece dà la chiave di lettura giusta: non vi preoccupate, la fanciulla non è morta, sta dormendo. Lo deridono perché pensano che stia dicendo una grande stupidaggine, ma non è così come il Vangelo poi ci racconta. E allora Gesù fa andare insieme con lui i due genitori, coloro che avevano dato la vita fisica a questa ragazza, e tre dei suoi discepoli, perché possano annunciare e testimoniare la vittoria di Cristo sulla morte e la possibilità per chi si riveste di Cristo di poter essere vincitore a sua volta sulla morte. Entrano dentro, Gesù manda via tutti e compie il miracolo. Non punta il dito, come faceva la religiosità ufficiale degli ebrei, contro coloro che erano impuri, contro coloro che erano morti, andando a cercare responsabilità e colpe. Offre la mano come uno che vuole chiedere in sposa a una donna, come uno che vuole chiedere a una donna di essere la sua sposa, chiedo scusa. Offre la mano e la fa alzare, come vedete nel dipinto alle mie spalle che è custodito nella chiesa di Sant'Antonio a Lanciano. Gesù è
l'amore di Dio che ti si avvicina. Gesù è l'amore di Dio che ridona a te la vita che avevi perduta. La ragazza si alza, la ragazza risorge e Gesù dice ai suoi genitori e ai suoi discepoli di non dire nulla, perché ancora non è il tempo giusto che la gente sappia che lui è il vincitore della morte. Deve arrivare la passione, la morte e la risurrezione perché la gente possa capire. Ma dice una cosa interessante: datele da mangiare. La vita nuova va alimentata, la vita nuova va accompagnata. E per la vita nuova non bastano semplicemente le fettuccine, la carne o il pesce. La vita nuova va alimentata con la parola del Signore. La vita nuova va alimentata con i sacramenti del Signore. La vita nuova va alimentata donando la propria vita per il bene dei fratelli, per il bene della comunità. Perché solo chi dona la propria vita la tiene, chi invece la trattiene per sé la perde per sempre. Buona estate a tutti.